Si è tenuta stamani presso il Tribunale di Lanciano l'udienza preliminare a carico dei 7 rumeni accusati dell'assalto alla villa dei coniugi Martelli di Lanciano il 23 settembre del 2018. Imponente il cordone di sicurezza predisposto dal presidente del Tribunale Riccardo Audino, transennate tutte le vie d'accesso e inibito l'ingresso in tribunale ai cronisti. Dopo le formalità, il processo è stato aggiornato al 30 settembre prossimo. Queste le parole subito dopo l'udienza dell'avvocato Paolo Sisti, difensore di Giorgio Ghiviziu ed Alexandro Bogdan, quest'ultimo unico imputato a non aver mai ammesso nulla. C'è stato un abbreviato condizionato e quindi è stato sentito anche un testimone relativo alla posizione di Iacota, che è accusato di favoreggiamento, e poi ha disposto il rinvio per la discussione al 30 settembre. Il processo, come già detto, si è tenuto in Camera di Consiglio davanti al giudice per le udienze preliminari Giovanni Nappi. 6 rumeni sono accusati dal procuratore Mirvana Di Serio di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestri persona e porto abusivo di arma. Un 7° rumeno è esclusivamente accusato di favoreggiamento, ma non ha preso parte alla rapina. È durata poco l'udienza, avvocato? Beh, è durata una mezz'ora buona per tutti gli adempimenti preliminari. Che cosa è successo? E praticamente il giudice ha verificato la presenza degli imputati, 2 erano assenti, quindi ha verificato se c'erano formalmente le rinunce. Chi era assente, avvocato? Assenti erano Ruset, Aurel e Martin Marius. Intento degli avvocati difensori quello di diversificare la posizione dei loro assistiti a seconda della responsabilità avuta nel corso dell'efferato episodio. Il discorso è questo, che il processo è stato incardinato, oggi c'è stata la prima udienza, per far sì che si potessero verificare le diverse responsabilità degli imputati. Come ho già avuto modo di dire in precedenza, non tutti, non a carico di tutti può essere stabilita la stessa responsabilità, e noi siamo qui per questo, per valutare e per far emergere i diversi gradi di responsabilità, laddove per alcuni fatti contestati non c'è responsabilità per qualcuno degli imputati. I coniugi Martelli oggi non erano presenti in aula in quanto hanno deciso di non costituirsi parte civile. I coniugi Martelli non si sono costituiti parte civile? No, non c'è stata costituzione di parte civile, ne prendiamo atto, insomma. Diversa infine la posizione di Iacota George Tryan, di 48 anni, il quale deve rispondere di favoreggiamento perché cercò di aiutare a fuggire il Ghiviziu. Il test oggi ha chiarito quelli che erano i rapporti tra lei e lo Iacota, e quindi sul fatto che comunque sia non c'erano stati rapporti precedenti, colloqui precedenti con il Ghiviziu, e che quindi lo Iacota nulla poteva sapere di quello che era successo.